sembra un déjà vu, ma in realtà non lo è, perché questo è un altro video e questa è un'altra vacanza. Siamo ufficialmente in vacanza io e Andrea e abbiamo scelto la Toscana per comodità e oggi siamo di nuovo, per me, alla Leccione. Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che sarà di nuovo un travel vlog e vi sto portando di nuovo con me in Toscana, ma stavolta non più per un solo giorno ma per un'intera settimana, perché abbiamo deciso super last minute di organizzare le nostre vacanze qui in Versilia. Oggi abbiamo passato tutta la giornata nella riserva naturale La Lecciona, perché io ci sono già stata giusto una settimana fa e siccome a me era piaciuta particolarmente abbiamo deciso di iniziare da lì. Ora ci stiamo preparando per uscire a cena e abbiamo prenotato l'hotel vicino Pisa, perché avendo organizzato tutto super last minute ci siamo dovuti un po' accontentare di quello che c'era. Abbiamo trovato per caso posto al B&B Hotel Pisa, che è vicino all'aeroporto, e staremo qui anche perché è abbastanza comodo per raggiungere le varie località qui intorno, per cui alla fine non è poi così male. La stanza in sé è carina, tutto pulito, ordinato. Saluta Andrea. Forse sarà la prima volta che userò davvero il guardaroba. Il bagno molto basic ma non male, e a quanto pare questa doveva essere una tripla e ce l'hanno assegnata a noi, quindi abbiamo un letto in più. Stasera, come dicevo, siccome è la prima sera ed è anche abbastanza tardi, andiamo a Pisa a cenare e poi nelle prossime giornate ci organizzeremo un pochino meglio. Sono pronta, vi faccio giusto vedere l'outfit per stasera e andiamo a cena perché ho famissima. Sto indossando i miei pantaloncini super eleganti di Zara e il top di Stradivarius, quello a fiorellini, che è il mio preferito. Come borsetta ho quella di Zara in tela e come scarpette le mie spandriglie di Toms, che sono super comode e vogliamo camminare stasera. Siamo finiti in un ristorante indiano, stiamo mangiando un antipasto, non ci ricordiamo come si chiama, però buonissimo. Cos'è che hai preso? Pollo? Fritto. Cos'è questo? Tipo delle pallettine sono. Io ho preso moltini di ceci con formaggio dentro. Come secondo abbiamo lenticchie con montone, poi il riso e i ceci speziati. Non potevamo farci mancare il dolce, abbiamo preso il tortino di cocco con crema di latte. Il ristorante era Gandhi in via Massimo d'Azeglio. Approvatissimo. E tra l'altro anche tutti quelli che lavorano dentro sono molto molto carini. Buongiorno, questo hotel è ufficialmente bocciato dopo la prima notte qui dentro. Che delusione, questi 8.2 non so come li hanno fatti, ma sembrano comprati perché l'insonorizzazione è proprio zero. Si sente di tutto anche quando camminano fuori dalla porta le persone. Terribile. E stanotte tra l'altro, non so, è partito un allarme, qualcosa l'abbiamo sentito diverse volte, non so, qualcuno stava giocando nell'ascensore. Ovviamente abbiamo provato a chiamare la reception ma nessuno aveva risposto ed era mezzanotte. Stamattina la colazione, che costa ben 7,20 euro e che tra l'altro non era inclusa nella camera, ha lasciato veramente desiderare tantissimo. Io ho preso la colazione salata e mi hanno portato delle uova strapazzate che sembravano colla, un muffin e una crostatina. Fortunatamente avevano queste due cose gluten free,
e mi sono mangiata quelle, uno yogurt, insomma, mangiare ho mangiato, ma veramente era un insulto quella colazione. E Andrea ha preso il vaso salato, quello normale, e gli è arrivato un toast che manco avevano tostato. L'abbiamo provata, meno male che non l'abbiamo pagata tutta subito, perché meglio uscire a mangiare fuori a questo punto. Stamattina ci stiamo già preparando per uscire e andare al mare. Andiamo a Castiglioncello. Io mi sono già preparata, però adesso mi sa che mi cambio perché ho i miei pantaloncini preferiti su e questo top bianco, però forse metto un'altra cosa su. Alla fine ho optato per questi pantaloncini di ASUS sopra il costume che ho acquistato da H&M e sopra una camicia oversize di Zara. Stiamo parcheggiando dentro il parcheggio del Castello Pasquini e da qui andremo alla Baia del Corsetano. Siamo alla Baia del Corsetano e è minuscola qui. Se vi viene in mente di passare di qui, ovviamente arrivate qui al mattino presto perché non si trova un buco e noi siamo arrivati un po' troppo tardi, direi. Adesso troveremo un po'. Bello, bellissimo posto, peccato che è un fallimento totale. Allora, le spiagge libere sono pochissime, sono quella là e poi ce n'è una qui dentro. Poi tutte le altre sono gestite, ma per colpa del Covid, i lettini sono pochi e anche se ce ne sono diverse di strutture di spiagge gestite, i lettini non si trovano, per cui dobbiamo abbandonare questo piano e cercarne un altro. Magari torniamo alla lezione, che ne pensi? Eh? Direi che oltre a specificare quanti parcheggi sono disponibili, dovrebbero anche specificarti quanti posti in spiaggia sono disponibili, perché abbiamo buttato via 11 euro per il parcheggio per la giornata intera. Per pranzo ci siamo fermati in un ristorante super a caso, la Capricciosa. Io ho preso un'insalata con la burrata, i pomodori, le olive. Andrea l'insalata con la presaola, quella è mia, una torta di ceci. Il nostro giro a Castiglioncello è finito, abbiamo mangiato e con la pancia piena andiamo alla lezione, che andiamo sul sicuro. Siamo a Marina di Torre del Lago Puccini. Sto cercando di ritrovare la calma, ma questa giornata sembra mettermi a dura prova. Eccoci di nuovo tornati in hotel. Alla fine la giornata oggi è andata benissimo, il mare risolve tutto. Ora ci stiamo preparando per uscire, infatti state sentendo Andrea che si sta facendo la doccia. Abbiamo fatto di nuovo tardi e non c'è molto tempo, per cui mi sono truccata pochissimo, anche perché al mare non ce n'è neanche bisogno. Sto indossando un vestitino super sbarazzino perché questa sera mi andava così. L'ho acquistato di recente da Zara. Come scarpa indosso le ciabattine. Queste le ho acquistate su ASOS. Sono super semplici. Ora manca solo un po' di profumo negli accessori e asciugarmi i capelli. Però sono contentissima di questo outfit. Tra l'altro mi sono di nuovo ustionata. Non so quante volte è possibile ustionarsi in una sola estate, ma è capitato di nuovo. Probabilmente è successo stamattina quando stavamo camminando a Castiglioncello e non me ne sono accorta perché infatti avevo la camicia che copriva tutte le braccia, la schiena, ma qua davanti ero scoperta e anche un pezzo di pancia si è bruciato. Siamo a Viareggio, siamo riusciti a trovare un ristorante aperto. Siamo in un ristorante che non so come si chiama, però all'interno ha anche una libreria.
La cena è servita, Andrea ha preso il salmone, le patate al forno, io ho preso l'ennesima insalata, stavolta con grana e bufala e delle patate al forno. E questo è un po' di morellino. Abbiamo preso il gelato da Giallo Gelateria e hanno anche il cono senza glutine, quindi se siete intolleranti o allergici ve lo consiglio. Buongiorno, stamattina siamo pronti per un'altra giornata di mare, andiamo verso la spiaggia di Camaiore. Sopra il costume sto indossando il mio nuovo vestito preferito di H&M. È tipo stile lunghette, però è una lunghezza perfetta anche per me che sono un po' bassina. Siamo a Marina di Pietrasanta. Qui sono messe molto meglio quei parcheggi, abbiamo trovato subito che costa solo 7 euro al giorno. Tra l'altro mi sono ricordata ora che prima, quando eravamo ancora in hotel, vi ho detto che saremmo andati a Lido di Camaiore, ma siamo finiti a Marina di Pietrasanta perché ho guardato delle foto e mi convinceva di più questo. Oggi siamo andati via molto prima dalla spiaggia per fare tutto un pochino prima e per essere pronti un pochino più presto per andare a fare una passeggiata e la cena a Forte dei Marmi. Io non vedo letteralmente l'ora perché è una destinazione abbastanza famosa, per cui non essendoci mai stata sono proprio curiosa. Io sono già pronta, vi faccio vedere velocissimamente l'outfit. Sto indossando i miei pantaloni di Zara a palazzo, quelli morbidissimi e in tessuto molto molto leggero. Poi il top è quello di H&M in lino che si allaccia dietro. La borsetta è sempre quella di Zara, molto molto carina. Le stesse ciabattine di ieri. Gli accessori sono tutti su. Gli orecchini sono quelli di Anna Luisa. Il bracciale Tiffany. E siccome c'è ancora il sole fuori, indosserò anche gli occhiali che devono essere un po' puliti, però sono pronta. Abbiamo beccato uno dei tramonti più belli che ho visto nell'ultimo anno. Meraviglia pura. Siamo da Pesce Baracca, ho preso l'insalata greca e tra l'altro hanno anche il pane senza glutine. Poi abbiamo le patate al forno e il baccalà alla livornese, giusto? Vino rosso per me e birra per Andrea. Quanta meraviglia! Andrea ha preso anche il fritto misto, adesso ci fa la recensione. Com'è? Buono? Tutto quello che ho preso io era buonissimo. Dopo aver fatto il giro a Forte dei Marmi ho capito il perché di tutto questo casino intorno a questo posto. È bello e c'è tanto lusso. Altro giorno, altro giro alla Leccione. In questi giorni abbiamo capito una cosa importantissima. Se dicono che la Lecciona è una delle spiagge più belle della Versilia, il motivo è più che giustificato, perché è così. Ne abbiamo girate un paio e siamo giunti alla conclusione che questa è davvero la migliore per noi, perlomeno, perché è libera, non c'è moltissima gente perché è molto ampia. Rispetto alle altre spiagge libere che abbiamo visto, è proprio più lontana dagli stabilimenti, per cui non è una di quelle spiagge libere infilate tra più stabilimenti, ma è proprio
tutto un pezzo di terra enorme, libero. Per quello ci piace davvero tantissimo. È molto più rilassante perché c'è meno gente, o comunque c'è tanta gente, però è sparsa su un terreno molto più ampio. Comunque sto indossando lo stesso vestito di ieri perché mi piace davvero tantissimo e non l'ho sporcato ancora abbastanza, per cui ho voluto sfruttarlo un altro giorno, anche perché è una di quelle cose che se non sfrutti abbastanza in vacanza, dopo in città non è che le usi tantissimo e sarebbe davvero un peccato averlo utilizzato una sola volta quest'estate. Tra l'altro sto tenendo il braccio in questo modo e c'è una giustificazione, non sono impazzita. È che ieri, appena entrata in acqua lì a Marina di Pietrasanta, mi sono beccata una medusa che mi ha proprio distrutto il braccio. Mi sta dando parecchio fastidio, mi sta bruciando e sto cercando di resistere e non grattarmi. Per farvi poi una recensione della spiaggia di ieri, non ci siamo trovati proprio benissimo, anche se è molto simile alle spiagge di Viareggio, però era molto molto stretta la spiaggia libera, infilata tra altre due bagni gestiti, e l'acqua era molto bassa, per cui probabilmente per chi ha bambini piccoli va benissimo, però non è quello che cerchiamo noi. L'acqua era bassissima, per questo stesso motivo anche un po' sporca, perché il fondale ovviamente di sabbia e c'erano un po' d'alghe, le onde hanno portato di tutto e non ci ha fatto proprio impazzire questa spiaggia. Anche per questo motivo abbiamo deciso di tornare qui, perché siamo sicuri che ci piace. Per fargli una torna indietro. Chiù, ciao! È pieno di farfalle qui. Ma guarda quante. Siamo di nuovo pronti per uscire a cena. È incredibile come voli il tempo quando si è in vacanza. Comunque, stamattina siamo andati in reception a chiedere se si potesse fare qualcosa per questo strano allarme che parte nel mezzo della notte, e a quanto pare avevano già chiamato un tecnico, stamattina stava già lavorando per sistemare il problema. Si sono scusati molto e per scusarsi ancora meglio ci hanno omaggiato la notte. E quindi la nostra vacanza si è allungata di una giornata intera e una notte in più. Non male, però vediamo stanotte se hanno risolto davvero il problema e poi ci sarà il verdetto finale. Intanto usciamo, torniamo di nuovo a Forte dei Marmi perché ci è piaciuta troppo e probabilmente da qui alla fine della vacanza tutte le sere le passeremo lì. Prima di uscire ovviamente vi faccio vedere come sempre l'outfit. Sopra sto indossando il mio top di Brandy e Melville, sotto i miei amatissimi pantaloncini di Zara. Questi sono davvero super eleganti e anche con un top così semplice sopra rendono l'outfit perfetto per la sera. Poi sotto un paio di sandali neri, questi sono di Estrada, acquistati da Scarpe Scarpe un paio di stagioni fa, occhiali ovviamente e la mia solita borsetta di Zara. Alla fine siamo tornati da Pesce Baracca perché ci è piaciuto tantissimo. Stiamo ripetendo la stessa serata di ieri, al punto che io ho preso di nuovo l'insalata greca, le patate al forno, il vino rosso, Andrea ha preso un vino bianco, poi delle tapas per Andrea e svolgo e patate. Sta finendo un altro giorno e questo hotel non smette di regalarci emozioni intense. Oggi, quando siamo tornati dal mare, ci siamo ritrovati con questo rumore, musica per le mie orecchie,
il condizionatore sta dando qualche problema, non so cosa sia successo, però fa questo rumore fortissimo, lo spengo. E non sta rinfrescando per niente, per cui sono un po' disperata. Ieri eravamo riusciti ad ottenere una piccola vittoria e la notte passata siamo riusciti a dormire, tranne una volta in cui è suonato l'allarme per qualche istante, al punto che neanche me ne sono accorta troppo, nel senso che l'ho sentita, poi mi sono riaddormentata subito. E poi la porta d'emergenza è un altro discorso, quello merita un capitolo a parte. Ora abbiamo questo problema. Li ho chiamati, mi hanno detto che manderanno un tecnico a controllare, però boh, vediamo, perché poi noi adesso dobbiamo uscire e andiamo a Livorno e spero al mio ritorno di trovare una camera decente, perché mi sta deludendo davvero tantissimo questa cosa. Comunque, oggi non ho vloggato perché siamo stati di nuovo alla Leggiona, ormai abbiamo rinunciato anche a cercare altre spiagge più belle. Andiamo lì che siamo sicuri che è bella, che ci piace, che c'è spazio e si sta veramente tranquilli. Oggi avevamo una cosa come 4 metri quadri, forse di più, 5 metri quadri tutti per noi. È davvero un lusso di questi tempi e per questo motivo sono davvero felice almeno di questo. La spiaggia è azzeccata e stiamo bene lì. Ci facciamo la nostra giornata al mare e poi la sera si va da qualche altra parte. Ora appunto stiamo andando a Livorno. Ho trovato il ristorante gluten free, però vediamo se riusciamo a mangiare lì. Vi dirò cos'è, dov'è e com'è. Ultima cosa prima di uscire, vi faccio vedere l'outfit che ormai avrete capito, sto indossando il mio vestitino preferito di Zara, questo l'avete visto ormai troppe volte, credo, però io l'amo davvero tantissimo, mi sento davvero molto molto elegante e non perdo mai l'occasione per indossarlo. Ai piedi le ciabattine, quelle dell'altro giorno, anche perché ieri sera mi sono giusto un attimo massacrata i piedi con quei sandali neri e mi sono uscite tutte le bolle, non è una cosa molto carina, però basta, ci ho provato, penso che non li metterò mai più i tacchi. Comunque, ora la borsetta è pronta, chiavi, mascherina e si parte. Siamo a Livorno, in questo momento stiamo facendo una passeggiata presso il ristorante perché la nostra prima opzione purtroppo non andava a posto, anche se era un posto molto carino. Abbiamo preferito non aspettare e stiamo andando verso la seconda opzione che invece è a posto. Dovrebbe andare comunque bene perché è uno dei migliori della città. Siamo da Bella Napoli, qui sono molto preparati sul gluten free e sono anche molto simpatici. Tra l'altro questa città a primo impatto mi sembra molto molto rumorosa. Le pizze sono arrivate, la mia è una bufala con funghi porcini. Andrea ha preso la marinara, tra l'altro poi gli deve arrivare uno sfizio, un antipasto di mare, però quando arriva ve lo faccio vedere. Mangio perché ha un profumo buonissimo. Lo sfizio di mare è questo, gamberetti, vongole, poi penso calamari, questo qua è un carpaccio, non so di cosa. Di tonno aveva detto. Tonno. Com'è? Sì, buono. Anche la mia pizza è buonissima. Siamo arrivati al dolce perché Andrea è un po' impaziente. Qui abbiamo la torta al pistacchio, anche questa gluten free e sembra promettere molto molto bene. Adesso lo assaggiamo insieme. Voi ragazzi,
bellissima. Il pistacchio c'è, ci sono anche i pezzettini dentro. Ottimo. Siamo usciti dal ristorante, ora stiamo passeggiando e devo dire che sono davvero soddisfattissima di questo ristorante. Sono davvero tutti molto molto gentili e il cibo è davvero buonissimo. La pizza perfetta e il dolce mi ha lasciata proprio senza parole. Posso dire che questa è una serata perfetta. Buongiorno, stamattina siamo di nuovo pronti per uscire da una zona immersa da mare perché stiamo tornando a Livorno per visitarla anche di giorno e poi nel pomeriggio andremo al mare. Alla fine ieri sera non ci hanno sistemato l'aria condizionata e abbiamo dormito senza. Siamo sopravvissuti, ma spero che oggi lo sistemino. Tra l'altro non so se lo state notando, ma io tutti gli anni quando vado al mare mi viene uno sfogo sul viso, diversi brufolini, infatti anche la mia faccia ora ne è piena. Ho solo un po' di skin veil di Dior e un po' di cipria, ma sono davvero tantissimi, non so come mai. È una combinazione secondo me di crema solare, sabbia, sale, sole, non lo so. A quanto pare non riesco mai a trovare la crema giusta per il mio viso. Comunque, l'outfit di oggi è molto strategico perché per visitare Livorno volevo una cosa un pochino più svolazzante e quindi ho optato per questa camicia qui, super svolazzante, di Pull&Bear in cotone, leggerissima e perfetta per non ostinarmi mentre vado in giro. Stavolta sono stata intelligente, ho messo la crema in questo punto e sul viso ho il skin veil che appunto funge anche da protezione solare. Poi sotto pantaloncini di una marca che adesso non ricordo, ma che ho acquistato su Asos e sono davvero bellissimi, sono i miei preferiti e sono corti. Anche qui strategica la scelta perché così le gambe si abbronzano di più, perché sono quelle che ci mettono di più ad abbronzarsi. Ai piedi ho le scarpe da ginnastica perché ci sarà da camminare e non voglio distruggermi completamente i piedi. Tra l'altro mi sono dimenticata di portarmi un indumento abbastanza importante, tipo importante quasi come le mutande. Secondo voi qual è? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, facciamo questo gioco. Comunque, che altro dirvi? Nulla, ci vediamo a Livorno. Siamo esattamente nello stesso punto in cui ci siamo lasciati ieri sera, per la precisione, sulla terrazza Mascagni. Ieri purtroppo era troppo buio per poter vedere la bellezza vera di questo posto, quindi adesso la scopriremo insieme. Abbiamo fatto un giro nel centro storico di Livorno, grazie. Ora ci stiamo già sedendo per mangiare perché fa troppo caldo per passeggiare ancora in città e sono troppo contenta perché siamo riusciti a trovare aperto il ristorante dove ieri sera non c'era posto, così proviamo una pizza anche qua. La
cosa più bella è che è comunque dentro il centro, proprio il cuore della città, quello storico, e ha anche una vista bellissima. Un'altra piccola sorpresa: a pranzo non servono la pizza, fanno solo bistrò, e quindi ho preso i maccheroncini senza glutine con prova alla affumicata e datterini gialli. Andrea, cosa hai preso? Trancio di pescato. Madonna. Cosa hai preso? Trancio di pescato con verdurine arrosto. Come fa lo stupido, guarda. Tra l'altro, guardate che bella view che abbiamo da qui. Questa poi è focaccina senza glutine. Siamo arrivati a Bolgheri, che è famosa per la casa di Giosuè Carducci, per i migliori vini della Toscana e per l'oasi naturale WWF. Per la pausa gelato barra caffè barra merenda anticipata ci siamo fermati alla gelateria Bolgheri Ti Amo. Abbiamo preso un caffè americano, il gelato con sorbetto, mora e vino rosso, nocciola, cioccolato fondente. Andrea ha preso l'affogato al caffè e questa è la vista da qui. Abbiamo finito il nostro giro a Bolgheri, stiamo andando a Castagneto Carducci. Come souvenir ho comprato un bellissimo vaso che adesso non posso farvi vedere, ma vi farò vedere probabilmente quando tornerò a casa. Siamo a Castello Carducci, tutto quello che avete visto prima è il giro che si fa qui nel paese. Le informazioni più importanti sono su questo cartello qua e dicono per la precisione che il castello è privato. Il panorama, salire la gradinata, centro commerciale, scendere a destra, casa Carducci, tornare indietro, piazzetta Gogna, scendere poi a destra da casa Carducci e Scala Santa, che è quella che avete visto prima con lo scorcio e il panorama sui colli toscani. Meraviglioso, direi un posto davvero che merita la deviazione. Tra l'altro adesso è abbastanza vuoto perché in giro non c'è molta gente, saranno tutti al mare, ma perfetto per me che preferisco visitare i posti in santa pace. Anche se fa davvero caldissimo. Questa è la piazzetta della Gogna e giù di lì, andando in quel vicolo là, c'è la casa Carducci. Sia Castello Carducci che Bolgheri sono dei posti meravigliosi che però si visitano nel giro di un'ora. Se si vuole solo fare un giro dentro il paese, fare un giro dentro i negozi, comprare magari qualche souvenir del vino, dell'olio. Se invece si vuole passare più tempo, magari fermandosi a prendere un gelato, un pranzo, una cena, magari partono quelle 3-4 ore, però se no non c'è moltissimo da fare, se non proprio venire qui, fare un giro, rilassarsi ammirando il panorama. Qui ci sono tutti i ristoranti e adesso vediamo che cosa offrono.
per concludere la giornata siamo tornati di nuovo a Livorno sulla terrazza Mascagni per ammirare il tramonto, perché è una tra le cose consigliate quando si tratta di Livorno. Infatti è spettacolare la vista da qui e staremo un po' qui fino a quando arriverà il momento di andare a cena, e per cena siamo di nuovo da Chef Hugo perché voglio provare la loro pizza, e anche la sera quel posto ha il suo fascino e quindi non vedo l'ora di tornarci. Alla fine per il tramonto siamo finiti alla Fortezza Nuova perché abbiamo fatto un altro giro in città e ci siamo imbattuti nella fortezza prima di arrivare al ristorante, e quindi ci stiamo rilassando un attimo qui e poi andiamo a mangiare. Siamo prontissimi per mangiare. Andrea ha preso il tonno patate, le patate, e io una pizza lusitano con pomodorini, basilico, olive e bufala. Questa è l'atmosfera da Chef Hugo di notte. Sta iniziando la nostra ultima giornata al mare. In questo momento stiamo andando di nuovo verso... Che gesto brutto questo del ramo. Aiuto! Sta arrivando, stai calmo. No, devi... Ecco, grazie. Tutto il buco si fa. Vabbè, questo è quello che userai tanto tu. No, non ti piace, aiuto, il mio. No, quello è il mio. No, no, senti la cacca lì che la prendi in pieno, madonna. Allora, stiamo andando di nuovo verso la Lecciona, anzi siamo già dentro la riserva La Lecciona e usciremo però alla spiaggia poco prima della Lecciona vera, però è bello uguale, anzi ci sono alcuni punti dove sono anche molto più liberi e siamo un po' pigri ed è più vicina l'uscita verso quella spiaggia lì, è la 4. Entrando da Viareggio, ovviamente. E nulla. Oggi saremo qui a rilassarci sulla spiaggia, a farci gli ultimi bagni. E poi domani si torna a casa. Anzi, prima di tornare a casa faremo un'altra cosa, però quello lo vedrete domani. Non vi spoilerò tutto subito. Questa è la situazione di cui stavo parlando. Lì ci sono tantissimi ombrelloni, finisce la spiaggia gessita, mentre qui è già tutta libera. Però guardate quanta poca gente c'è nella spiaggia libera. Questo posticino è esattamente quello dell'altro giorno e sembra che stava aspettando proprio noi. Siamo di nuovo pronti per uscire a cena, questa sarà l'ultima cena in questa vacanza. Per l'occasione mi sono tenuta un vestitino super speciale. È il vestito bianco di Zara che vi avevo già fatto vedere nella mia haul tutta targata Zara. Non so se l'avete già vista, nel caso andatela a vedere. Comunque questo vestito non l'ho mai messo e oggi è il giorno perfetto per indossarlo. È un vestito davvero bellissimo, adesso provo a farvi vedere la parte dietro, ha questo incrocio molto molto bello e la schiena tutta scoperta, molto estivo e molto elegante, poi è comunque lungo quindi sto anche comoda. Come scarpa indosso le solite ciabattine perché non voglio stancarmi troppo, perché magari facciamo un po' di passeggiate lì e basta, sono prontissima. La borsetta alla fine uso sempre questa che sta bene con tutto e andiamo. Sono un po'
sconsolata perché siamo finiti di nuovo la pesce baratta. Non è che mi dispiace, però la scelta non è molto ampia qui per me e quindi mi tocca mangiare di nuovo l'insalata greca, però vabbè, magari dopo andiamo a prendere qualcosa da bere sopra. Purtroppo questo è il problema quando si è intollerante al glutine e anche vegetariani. Beh, almeno diciamo che per Andrea c'è molta scelta qui. Ha preso pranzino all'isolana e qua riso venere con salmone e verdure. Io ho le patate, l'insalata greca e il pane senza glutine. Solo per questo vale la pena venire qui. Non solo per questo, però questo, se ci fosse solo quel pane, verrei qui lo stesso. Buongiorno, stiamo per partire, la macchina è super carica, noi siamo prontissimi per partire. Prima di uscire mi sono dimenticata di fare un outfit of the day, ma adesso chiediamo ad Andrea di darmi la mano. Sto indossando il vestitino di H&M, la borsetta di Zara e le mie scarpe Adidas Campus per rimanere comoda ma anche elegante. Ora partiamo e andiamo verso la Val d'Orcia. Non ci fermeremo in troppe località, ma ne visiteremo una davvero speciale. Siamo a Pienza, piccolo gioiellino della Val d'Orcia e patrimonio UNESCO. Sta facendo un caldo fortissimo e i parcheggi sono assolutamente quasi introvabili. Volata per oggi perché è Ferragosto, quindi bisogna festeggiare. Andrea ha preso i pizzi al ragù. Poi un antipasto misto. Io le patate, i fagioli e il pecorino di Pienza. Siamo al ristorante La Buca delle Fate e ora si mangia. Ve l'avevo detto che avevo preso anche il vino, forse l'avevo omesso, ma meglio che lo confessi perché mi ha dato un po' alla testa. Il caldo più il vino mi ha proprio steso, sono K.O. Adesso andiamo a cercare un gelatino e poi ci facciamo un giretto col gelato. Gelatino preso, burro d'arachidi con caramello salato e mirtilli da buon gusto. Ed è davvero buonissimo. Tu cosa hai preso? Burro d'arachidi, ricotta e non ricordo. Yummy! Caramello. Caramello. Siamo di nuovo in viaggio. Direi che visitare l'entroterra toscano ad agosto con 37 gradi non è proprio il massimo, però ne vale davvero la pena perché i posti sono tutti bellissimi. Ora siamo diretti verso Asciano per fare tappa in uno dei luoghi più caratteristici e più instagrammabili e praticamente stiamo andando lì solo per la vista e per scattare una foto, ma questo non lo diremo a nessuno se non a tutto YouTube. Ma Andrea non lo sa ancora dove stiamo andando, però sono certa che quando arriveremo rimarrà stupito di quello che vedrà.
siamo arrivati. Per raggiungere questo posto bisogna impostare sul navigatore, magari su un bancolino, ovviamente per chi non soggiorna proprio in questo agriturismo non si può accedere alla via con tutti i cipressi, però parcheggiando appena fuori dall'agriturismo sulla strada c'è un po' di spazio e si può arrivare su una collina con molta facilità. Io mi sono anche cambiata perché ieri sera siamo arrivati troppo tardi a Forte dei Marmi e non ero riuscita a scattare delle foto belle con questo abito, per cui lo volevo valorizzare un po' di più in questo luogo che è molto molto scenografico. Ve lo faccio rivedere, però è davvero uno dei posti più caratteristici. Verso casa e devo dire che dietro mi porta un sacco di ricordi bellissimi e soprattutto un sacco di posti bellissimi che forse in altre condizioni non avremmo scelto di visitare, e sono sicura che quest'ultima deviazione verso Pienza e Asciano ha decisamente cambiato il sapore che ci lascia questa vacanza e penso che anche Andrea è d'accordo con me. Sì, sono d'accordo. Ci siamo anche ripromessi che torneremo qui quando farà un pochino più fresco per visitare un po' meglio la Val d'Orcia, perché è un posto davvero meraviglioso. Io spero di avervi dato un po' di spunti utili per vacanze da fare in Italia, o spero di avervi anche solo fatto divertire un po', di avervi fatto passare un po' di tempo in compagnia. Nel caso mi sia dimenticata di menzionare o di raccontarvi qualche cosa, chiedetemelo qua sotto nei commenti. Come sempre vi mando un mega abbraccio gigantesco, perché tra poco dovrò dare il cambio ad Andrea alla guida e quindi non potrò più parlare e arriveremo anche tardissimo, per cui è meglio che vi saluti ora. Vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo come sempre la prossima settimana, puntualissimi, il venerdì alle 14, e alla prossima, ciao!